cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Amici miei, buongiorno a tutti. Voglio cominciare la trasmissione del sabato ricordando un avvenimento, un evento, una cerimonia che è stata per me particolarmente significativa. Io ero al Senato nell'aprile del 2016 per un convegno che ricordava Baldina Di Vittorio, non come o non soltanto come figlia di Giuseppe Di Vittorio, ma soprattutto come donna che aveva combattuto nel sindacato, nel Parlamento, nella Unione Donne Italiane, per i diritti delle donne. In quella circostanza, proprio parlando di queste cose e ricordando le battaglie di Baldina Di Vittorio per i diritti delle donne, io immaginai che fosse una cosa interessante e buona dedicare, intitolare uno dei due asili nido che il comune di Cerignola con la mia amministrazione si andava a dotare a Baldina Di Vittorio, non solo in quanto figlia di Giuseppe, ma soprattutto per queste battaglie, perché vedete, parlare delle donne e riempirsi la bocca di belle parole l'8 di marzo, ho fatto un giro su Facebook l'8 di marzo, io già tengo il diabete ma mi è salito a 4.000, cose inutili, e piuttosto che riempirsi la bocca bisogna fare in modo che le donne possano, grazie a servizi come gli asili per esempio, avere modo, maniera di realizzare la loro personalità, di partecipare alla vita lavorativa, alla vita politica di una città, di una nazione. Quindi poche chiacchiere e andiamo ai fatti. E promisi quel giorno, era ripeto aprile 2016, che uno dei due asili nido sarebbe stato intitolato a Baldina Di Vittorio. Quindi poi l'8 marzo, qualche giorno fa, abbiamo mantenuto questo impegno. L'asilo comunale a Torricelli è stato intitolato a Baldina Di Vittorio e abbiamo avuto l'onore di scoprire io e il vice sindaco Pezzano la targa che intitola l'asilo insieme alla signora Silvia Berti, che è la figlia di Baldina Di Vittorio, la nipote di Peppino Di Vittorio, una signora molto impegnata nella sua attività sociale, con la quale io ho avuto la fortuna per me di avere una lunga interlocuzione, perché la signora Silvia Berti, che viene da Roma, che ama Cerignola, ha apprezzato l'impegno di questa amministrazione per fare in modo che venga ricordato l'opera, venga ricordata l'opera, l'attività, la passione politica, civile e sociale della famiglia Di Vittorio, diciamo più completamente. E io nell'indirizzo di saluto ho voluto ricordare una cosa importante. Vedete com'è utile avere un'amministrazione che non è legata a preconcetti ideologici. Noi abbiamo per la prima volta nella storia della città di Cerignola aperto due asili nido comunali. L'abbiamo fatto noi perché ci aspettavamo che lo facevano gli altri. Abbiamo intitolato uno a Rossella Rinaldi. Rossella Rinaldi, donna di destra, assessore della prima giunta Tatarella, Salvatore Tatarella, e l'altro asilo abbiamo intitolato a Baldina Di Vittorio, una donna di sinistra che ha svolto la sua attività politica e sindacale sempre a sinistra nello schieramento nazionale. Noi siamo un'amministrazione civica, siamo avanti e quindi abbiamo potuto
intitolare due servizi comunali così importanti a due donne che hanno una matrice ideologica, avevano un impegno politico che si esprimeva su versanti diversi. E noi abbiamo potuto apprezzare l'una e l'altra, ricordare l'una e l'altra. Questo è il grande vantaggio di essere liberi dagli steccati politici, ideologici, che, come dimostrano anche le ultime elezioni, sono ormai tramontati e soltanto qualcuno che è rimasto con la testa all'Ottocento continua a ragionare in termini di destra e di sinistra, ma è superato ampiamente dai fatti. E questa è una cosa importante. È ancora più importante perché voi sapete, un mesetto fa noi volevamo aderire alla fondazione Tatarella di Bari, che svolge un'attività politica, culturale, e in Consiglio Comunale i reduci dell'Ottocento votarono, intendo il gruppo del PD, votarono contro l'adesione del Comune di Cerignola alla Fondazione Tatarella. Ecco, pesate questi due modi di intendere la politica e il rapporto con la politica, capirete che c'è un abisso. Detto questo, a proposito di questa cerimonia, voi sapete che a me piace parlare più delle cose da fare che le cose già fatte. Questo l'ho ricordata perché è una cosa importante. Ma voglio dirvi che avremo adesso un periodo piuttosto intenso di avvenimenti, cominciando da lunedì prossimo, 19 marzo. 19 marzo, festa di San Giuseppe, festa del patrono della borgata di Tresanti. Noi abbiamo pensato di fare un regalo a quella borgata, rimettendo a posto un campo di calcio che si trovava a Borgo Tresanti, si trova a Borgo Tresanti da molto tempo e che era ovviamente totalmente abbandonato, come totalmente abbandonato o abbandonata ho trovato questa città al momento della mia elezione. Abbiamo sistemato il campo, adesso sistemeremo anche il tratto di strada che va dal campo sportivo fino alla chiesa, alla parrocchia, almeno per restituirne un minimo di agibilità. E il giorno 19, proprio ieri in giunta, abbiamo deciso di consegnare questo campo di calcio alla parrocchia, in modo tale che possa essere utilizzato come momento di divertimento, momento di aggregazione per tutti coloro che abitano nella parrocchia di Borgo Tresanti. A questo proposito voglio dire a tutti i nostri concittadini che vivono nelle borgate che sono sempre presenti alla nostra attenzione. Noi stiamo cercando di fare il meglio per poter rispondere alle loro esigenze. Qualcosa abbiamo fatto, altro faremo. A tutti chiedo sempre, come al solito, un po' di comprensione, perché la situazione è difficile, ci sono ovviamente carenze strutturali dal punto di vista organizzativo del comune e stiamo rimediando, ma soprattutto c'è una carenza di fondi e noi cerchiamo di arrangiarci come possiamo, tant'è vero, vi voglio precisare, che il campo di Borgo Tresanti è stato recuperato e questi interventi stradali li faremo a costo zero, come sapete è un po' la mia filosofia, perché quando non ci stanno i soldi devi attivare tutte le tue conoscenze, le tue influenze. Prima si usavano per fare assumere i figli degli amministratori, tutte queste cose che conoscete, vi ricordate bene, adesso li usiamo per avere dai amici, dalle ditte che collaborano con l'amministrazione, che hanno rapporti economici con l'amministrazione, avere delle prestazioni gratuite che ci permettono di risolvere qualche piccolo problema. Quindi il 19 marzo consegneremo a Tresanti il campo sportivo, ma non faremo soltanto questo, perché nella
nella prima settimana di aprile, in coincidenza con il ritorno il 7 aprile della Madonna di Ripalta dal santuario sull'Ofanto, noi consegneremo alla città l'ultimo pezzo del piano delle fosse completamente ristrutturato. I lavori sono terminati e quindi il 7, in occasione del ritorno della Madonna, avremo questa consegna alla città del piano delle fosse, dell'ultimo pezzo del piano delle fosse. Però prima ancora del 7 di aprile avremo sicuramente la inaugurazione dello sportello welfare giù a piano terra. Che cosa abbiamo pensato col vice sindaco Pezzano? Abbiamo pensato di riunire a piano terra, in una situazione completamente ristrutturata, abbellita, resa più funzionale, esteticamente più bella, di riunire a piano terra tutti gli uffici che hanno un front office nei confronti dei cittadini. Quindi il cittadino che si deve presentare una domanda per un contributo sociale, o un cittadino che deve informarsi sulle provvidenze per i fitti e per le morosità non colpevoli, cioè tutti coloro che hanno bisogno di interfacciarsi con un ufficio comunale che non sia l'anagrafe, che è rimasta lì dov'era, potranno accedere attraverso un unico ingresso, quello che inaugureremo, come vi ho detto, inaugureremo questo sportello del welfare dal piano terra, dalla villa comunale. Si potrà accedere direttamente in questi uffici, sono uffici bellissimi, sono stati rimessi a nuovo, io li ho già visti, e soprattutto daranno una nuova estetica anche a quel porticato che si trova appunto sotto il Palazzo di Città. Io non sono contrario ai porticati, anzi, quello di Palazzo di Città è brutto, come è brutto tutto Palazzo di Città, per la verità. Però un limite particolare che aveva era il fatto che questo porticato, e principalmente si caratterizza per il fatto di essere buio, tant'è vero che la gente ci andava a fare la pipì, perché dove è buio è chiaro che poi ci sono le attività criminali, ci sono le attività oscene e maleducate. Noi abbiamo immaginato anche una nuova illuminazione, e poi con un'idea veramente brillante il vice sindaco ha voluto, io sono stato molto d'accordo con lui, ha voluto che lo sportello welfare a cui devono accedere i cittadini sia aperto di sera, dalle 18 alle ore 20, per due giorni credo alla settimana, in maniera tale che il cittadino che ha bisogno di interfacciarsi con gli uffici comunali possa andare in questo ufficio anche nelle ore serali, senza dover perdere magari una giornata di lavoro per andarci al mattino. Quindi inaugureremo anche questo sportello a disposizione della cittadinanza, abbelliremo un altro pezzo del nostro comune. Sapete che abbiamo fatto il nuovo ingresso, quello che è quell'altro, quello spiritoso. A Zelig disse che il sindaco si stava blindando perché aveva paura, non so che cosa doveva avere paura. Ora, dire che io ho paura è come dire che io sono basso, come dico tante volte, è come dire che io ho le orecchie piccole, insomma, significa proprio negare la realtà. Noi non abbiamo paura di niente e di nessuno, questo mi pare abbastanza chiaro e noto, e abbiamo abbellito l'ingresso. Anzi, a proposito, vi dico che abbiamo ultimato anche la gara per l'affidamento del portierato a Palazzo di Città, quindi quando a breve verrete al comune, a parte il nuovo ingresso, a parte lo sportello welfare, troverete un servizio di vigilanza degli ingressi, ma anche di informazione per i nostri concittadini, perfettamente funzionante. E in questa circostanza abbiamo
anche bandito l'ultima gara che mi mancava per eliminare tutte le proroghe. Vi ricordate il manifesto che fecero i ragazzotti dell'Ottocento, che ragionano con la testa dell'Ottocento? Io avrei fatto le proroghe, ovviamente era falso, parlo di un manifesto del PD. Noi abbiamo eliminato tutte le proroghe, manca solo una, quella della pulizia a Palazzo di Città e in altri immobili comunali. E con questa gara del portierato eliminiamo anche questa proroga. In questo momento noi non abbiamo nessun servizio comunale dato in proroga. La proroga non è una cosa illecita, soltanto che è un rimedio straordinario, cioè tu quando non puoi fare diversamente devi ricorrere alla proroga. Però la regola è fare le gare, la regola è fare regolari appalti, regolari bandi e con una regolare commissione far vincere queste gare a chi ha fatto la proposta migliore. Questo era molto importante per me perché ho detto sono contrario alle gare, alle proroghe, ma soprattutto perché l'azienda, pensate, siciliana, un'azienda alla Sicilia, che gestiva le pulizie, quindi compreso la pulizia di questa stanza qua dove mi trovo io in questo momento, è un'azienda che è in proroga da parecchio tempo, almeno da quando sono diventato sindaco. Dici, perché non l'hai fatta prima? Perché occorreva trovare i soldi per fare questa gara. E questa azienda non aveva molte mie simpatie, perché? Perché io conosco una per una le signore che vengono a fare le pulizie qua in comune, anche nella mia stanza, ma in tutto il comune, so quanto guadagnano al mese e vi posso assicurare che è una cosa che suscita molto, molto malcontento. Io per primo me ne sentivo quasi colpevole e ho sempre sperato di poter soddisfare queste attese di queste signore. Adesso siamo arrivati e io spero che con la nuova gara e con diciamo, la nuova partenza del servizio queste signore possano vedersi aumentare l'orario di lavoro e quindi lo stipendio che riscuotono mensilmente. Questo è importante perché chi lavora, si dice a Cerignola, aspetta premio. Queste signore si sono sacrificate per molto tempo e io spero che adesso con la, non sappiamo chi vincerà, ma col nuovo gestore possano partire questi nuovi trattamenti economici. Non credo si potrà fare i miracoli, però un miglioramento io credo che sicuramente lo riusciremo a garantire. E visto che vi sto parlando di gare, ieri venerdì abbiamo, perché io non c'entro niente, come non c'entro niente i politici, gli amministratori politici, hanno aperto le buste per la gara per l'asfalto sulle strade cittadine. Ci sono ancora delle altre formalità, poi si passerà alla aggiudicazione. Fate conto, aggiudicato la gara alla ditta Franco Metta, bisognerà poi aspettare 35 giorni, dopo trascorsi i quali questa ditta che ha vinto la gara potrà sottoscrivere il contratto con l'amministrazione comunale e, sottoscritto il contratto, potrà iniziare i lavori. Si tratta di asfaltare 150 chilometri di strade comunali e extracomunali. Poi vedremo quali saranno le offerte migliorative da parte della ditta, della società che avrà vinto questa gara, e potremo avere un quadro preciso di tutto quello che andiamo a fare. Parlando di gare, vi devo anche aggiornare sul fatto che abbiamo ultimato la gara per la strada a Torricelli e quindi lì potremo presto avere i 35 giorni, poi il contratto e poi l'inizio dei lavori. Parlavo prima dell'asilo che abbiamo intitolato a Baldina di Vittorio. Ecco, stando lì davanti alla targa, davanti a me io avevo
quello che vi ricorderete una volta era lo stadio Carapellese, il campo sportivo Carapellese. Vedete, in questa città non solo non hanno fatto niente, ma hanno distrutto tutto quello che c'era, perché il campo Carapellese, io me lo ricordo, spero che voi ve lo ricordiate pure voi, aveva una bella struttura come spogliatoio, poi il campo era in terra battuta, ma si potevano fare regolarissime partite anche di campionati di seconda, terza categoria, gli allievi, gli juniores, eccetera, ed era una struttura sportiva interessante in quel quartiere. Bene, l'hanno distrutto totalmente. Noi abbiamo lavorato a lungo perché quel terreno era di proprietà dell'Arca, anzi tecnicamente è ancora di proprietà dell'Arca, dobbiamo soltanto fare l'atto pubblico per scambiarlo con altri terreni che abbiamo ceduto all'Arca, e adesso abbiamo potuto predisporre, e credo che lo pubblicheremo fra lunedì e martedì, un avviso pubblico col quale diciamo a chi è interessato: volete questo pezzo di terreno per farne un parco urbano e un parco sportivo con attrezzature sportive e ricreative? Bene, noi vi diamo il terreno gratis purché voi vi impegnate a ripulirlo, a sistemarlo e adibirlo appunto a parco urbano. Quindi, stando in piedi davanti all'asilo del Rione Torricelli, abbiamo il parco sportivo fra qualche mese messo a punto, abbiamo un po' più in là il parchetto giochi del quartiere Torricelli, lo abbiamo illuminato per prova tre sere fa, funziona tutto alla perfezione, quindi abbiamo il terreno, abbiamo l'illuminazione, aspettavamo di completare l'illuminazione per fare i vialetti e per sistemare i giochi che sono già stati acquistati e sono pronti. Costo di tutta questa operazione per le casse del comune zero, perché quando uno è bravo riesce a fare anche le cose senza spendere un euro. Quindi il parco giochi a Torricelli noi l'avremo a costo zero. Ho detto a Torricelli che cominceranno i lavori per il collegamento fra Viale Europa, Rione Torricelli e strada statale 16 bis, in maniera tale che quella strozzatura, ma come li pensano sti quartieri? Con un solo ingresso avevamo pensato il quartiere Torricelli. Invece noi avremo quest'altro sfogo da via Candeva, Viale Europa, fino alla SS 16 bis avremo questa nuova strada. Nel frattempo sto sempre solo là, sto raccontando solo questo pezzo di città, davanti a quello che era l'azienda Iposea prima che si trasferisse alla zona industriale, sono praticamente finiti i lavori per il nuovo ingresso a Cerignola dalla parte di Foggia, provenendo da Foggia. E questo nuovo ingresso è stato realizzato dall'imprenditore, mio amico e cittadino illustre Giusto Masiello, praticamente totalmente a sue spese. Questo va detto perché c'è qualche altro imprenditore che quando si tratta di prendere dalla città di Cerignola prende a larghe mani, quando si tratta di dare e tiene il braccino corto, il pugno chiuso. Ecco, invece Giusto Masiello è l'esempio di una cosa completamente opposta e diversa. Questo sarà un nuovo ingresso, molto più bello, decoroso, razionale anche dal punto di vista del traffico. E io, anche per dare merito a chi ha investito soldi a favore della comunità, vorrei chiamare questo ingresso, non è una rotatoria, è un ingresso alla città, e lo vorrei chiamare ingresso Antonio Masiello, per ricordare il genitore di Giusto Masiello. E considerate, sto sempre quartiere Torricelli e dintorni, considerate che se entro fine mese finiremo questo ingresso,
L'azienda Masiello, l'azienda Iposea, ha già dato disposizioni perché l'impresa che ha eseguito questi lavori passi dall'altra parte, davanti al campo Monterisi, dove c'è quella biforcazione che esiste da 100 anni, sempre in quella maniera, veramente pericolosa, veramente irrazionale, non tanto per noi che siamo abituati ormai, ma pensate, qualcuno che arriva a Cerignola, arriva in quel punto, sicuramente rischia di farsi del male. Dicevo, l'azienda passa 50 metri indietro e ci sistemeranno anche quella biforcazione. Per rimanere sempre nella zona, a fianco teniamo lo stadio Monterisi. Io ho dato una svegliatina ai progettisti perché dobbiamo avere il progetto definitivo per l'ultimo step di investimento, 1 milione di euro, e dobbiamo preparare tutte le pratiche burocratiche, la gara, l'aggiudicazione, che appena finisce il campionato devono partire gli altri lavori per il Monterisi. Quindi, come vedete, forse mi sfugge pure qualche altra cosa, basta guardarsi attorno in questo quartiere, dall'asilo nido di Torricelli, fare un giro di compasso di pochi metri e abbiamo 6, 7, 8 iniziative, cantieri, opere che l'amministrazione sta realizzando. Senza dimenticare che, come vi ho detto molte volte e ve lo ripeto, sono pronti a partire i lavori per il rifacimento complessivo di tutta la pubblica illuminazione di tutta la città, partendo dal quartiere Fornaci. Era il 14 febbraio quando il manager della ENGI, che è la società che deve fare questi lavori, il geometra Luca Taggio, mi fece vedere, io sollecito sempre, io sono uno scassa cavoli a tutti gli effetti, mi fece vedere: sindaco, questo è l'ordine che è partito per la Philips, quindi stiamo parlando di grandi aziende internazionali, tutto il materiale che dobbiamo usare al quartiere Fornaci. 14 febbraio mi ha fatto vedere la risposta della Philips, che calcolava in 4 settimane la consegna. Ora le 4 settimane sono praticamente finite, manca poco, quindi arriverà questo materiale. Io in una trasmissione avevo detto 3 mesi per fare questi lavori, Luca Taggio mi ha ascoltato, perché qua è come il militare, nessuno fa le guardie, al militare nessuno faceva le guardie, così come nessuno sente questa trasmissione, però poi la conoscono a memoria tutti quanti. E Luca Taggio mi ha sentito dire che ci metteremo 3 mesi, mi ha immediatamente telefonato: no, sindaco, da quando cominciamo, 1 mese di tempo, le fornaci le portiamo finite, le illuminiamo ex novo tutte. Si poneva poi il problema: qual è il secondo passaggio? E io indicai appunto Torricelli. Per cui nella settimana che viene io aspetto la presentazione da parte di ENGI del progetto esecutivo per il rione Torricelli, che sta già pronto e lo consegneranno lunedì, e lo devo approvare. Appena finiamo di lavorare alle fornaci, ci trasferiremo dalla parte opposta della città per intervenire su Torricelli. E appena finiamo Torricelli, Luca Taggio mi ha già chiesto: sindaco, e poi? Bene, abbiamo fatto le fornaci, abbiamo fatto Torricelli, beh, mettiamoci in mezzo fra le fornaci e Torricelli, il terzo quartiere su cui interverremo appena finito il lavoro a Torricelli sarà il quartiere della Montagnola. Nessuno si allarmi, nessuno si preoccupi, non, è evidente che noi dobbiamo riuscire a fare tutta la città. È altrettanto evidente che non la possiamo fare integralmente tutta in un momento, perché non ci sono i mezzi per fare questi interventi in tutta la città, ma pezzo dopo pezzo ci arriviamo. E come, e finiamo con questo, è come il problema delle potature.
Se io avessi ereditato una città dove 2 anni prima una potatura, una sistemata agli alberi era stata data, beh, a quel punto io avrei avuto gioco più facile. Interveniamo dove c'è un ritardo, dove c'è un affanno. Purtroppo qua l'affanno è totale in tutta la città, il ritardo è in tutta la città, quindi stiamo procedendo con le potature. Allora c'era un signore, anche piuttosto sgarbatuccio e maleducato, e quando venite, due mani e due piedi, teniamo tutti i guanti, adesso siamo arrivati. Questa città è infestata da questi esagerati maleducati che vivono solo per il proprio interesse, guardano soltanto ai 20 metri attorno a casa loro o al loro negozio, e non capiscono che io non sono il sindaco di casa loro, sono il sindaco di tutta la città, e quindi per fare una cosa devo poterla calibrare in tutte le zone della città. Adesso siamo arrivati, abbiamo potato anche davanti alla casa, al negozio di questo signore, ma poteremo tutti gli alberi di Cerignola, faremo questo intervento, è in corso questo intervento, se ci date il tempo, piano piano arriviamo. Devo essere sincero. Pensavo che la gente avesse un po' più di pazienza. Adesso spieghiamole queste cose. Qualche volta ho l'impressione che fosse più felice Giannatempo. Don Giannatempo non faceva niente, dalla mattina fino alla sera. Non ha proprio lasciato un segno del suo passaggio, e forse cambava pure meglio, perché invece noi che facciamo tanto veniamo un pochettino pressati da quelli che poi vogliono mettersi davanti. No, c'è una fila da rispettare, e lo so, il sindaco decide quali sono le priorità. Il sindaco è stato eletto appunto perché decida quali sono le priorità. E piano piano, una cosa alla volta, arriviamo dappertutto. Questo è poco, ma vi garantisco, è sicuro. Ucchio Bevole, ci sentiamo domani.